Ehi là, salve a tutte ragazze e ragazze, benvenuti e bentornati in questo mio nuovissimo video. Come detto dal titolo, oggi video vlog, quindi vi porto con me nella mia giornata. Vi avviso già che sono un po' di giorni in cui sono in un mood un po' altalenante, super contenta da un lato, ma molto triste e in ansia dall'altro. Sono super contenta perché stasera, dopo tantissimo tempo, vado allo stadio a vedere la Juve perché è ricominciato il campionato. È sempre una cosa che mi mette gioia, allegria. Non vedo l'ora, mi è proprio mancato lo stadio in questo periodo. Però dall'altra parte sono 2 giorni che sta facendo brutto tempo, anche stamattina mi sono svegliata e si fa caldo, però comunque è tutto nuvolo, c'è quell'arietta. Mi fa concretizzare ancora di più che l'estate sta finendo, oltre al fatto che tra 2 giorni ricomincio a lavorare. E quindi è una sorta, non so, di agone interno, un po' di ansia del fatto che non so a settembre cosa farò. Ho un rapporto un po' strano con l'inverno, non è che me lo vivo proprio benissimo. Quindi alterno un po' tra questi due mood. Oddio, sono super felice, vado allo stadio aspetta, però sta finendo l'estate, quindi scusatemi per i capelli che, come dico io, sono un po' a pecorella, però dopo devo andare in palestra, quindi non ha senso che io li lavo adesso, li laviamo direttamente dopo. Comunque, ci tenevo a parlare di questo argomento perché so che tantissime ragazze sono nella mia situazione, ovvero il rapporto con il cibo. È un periodo in cui sto facendo un lavorone su me stessa. Sto cercando di prendere le decisioni non in base a quello che devo mangiare, ma in base alle situazioni che mi vengono proposte. Vi faccio un esempio concreto così almeno capite meglio. Ieri sera mi è stato proposto di andare a mangiare una pizza. La me del passato avrebbe detto assolutissimamente no, perché stasera devo andare allo stadio, quindi si sa com'è il cibo allo stadio: patatine fritte, salamelle, pizzette, chi più ne ha più ne metta. Quindi la risposta d'istinto è stata no. Mi sono obbligata invece a dire sì. Sono andata e mi sono presa una pizza normale, quindi pomodoro, mozzarella, prosciutto. Finita questa, siamo andate a mangiarci un gelato, quindi gelato normale, due gusti con la panna, insomma. Ho fatto tutto come si deve perché devo far capire al mio cervello che non succede niente. È solo che chi è nella mia situazione, questa cosa penso che possa capirla benissimo. Da una parte porta soddisfazione, forza, il fatto di dire ok, brava, ce l'hai fatta, bravissima. Però la fetta più grande forse ti dice forse non lo dovevi fare, ti fa sentire in colpa, ti fa vedere male e chi più ne ha più ne metta. L'unico modo per superare le paure è affrontarle. Se io continuo a dire di sì a queste situazioni, capisco che alla fine poi non succede niente, che altro perché penso che la nutrizionista e la psicologa sì, ci possono aiutare tantissimo, per l'amor di Dio, però poi i fatti in concreto dobbiamo farli noi. Quindi un giorno mi sono svegliata e mi sono detta: Marti, basta, ora tutte le occasioni che ti vengono proposte, tu di sì. Chi se ne frega di quello che mangerai, cioè alla fine poi è un contorno, cioè mangiare è per sopravvivere, è un piacere ed è per sopravvivere. Quindi tu di sì. E niente, quindi stasera altro tour de force, i sensi di colpa ce li ho già adesso, quindi figuriamoci. Ora, finiti i discorsi seri perché anche basta. Cioè, mio fratello ha fatto il cambio dell'armadio, non chiedetemi perché l'ha fatto a fine agosto, lasciamo stare. E quindi mi ha detto che questa camicia qua non gli entra più. È solo che secondo me è molto carina perché è una camicia bianca, semplice, di Tommy e non voglio buttarla. Però non lo so, secondo me è così semplice, non la userei mai. Quindi adesso, visto che vanno super di moda le camicie, quelle crop, quindi tagliate qua, non so se farla anche a maniche corte, per adesso la lasciamo a maniche lunghe. Voglio provare a tagliarla, sperando di non fare una cavolata. Così è come sta la camicia indosso e io penso di volerla tagliare qua. Allora, secondo me non ho fatto il danno. Beh, adesso l'ho provata con questi pantaloncini, forse sta meglio con dei pantaloncini color jeans, ma a parte questo, l'unica cosa che a me al vivo così mi piace è il fatto che adesso si sfilacci un pochettino, però ho paura che si sfilacci decisamente troppo. Quindi non so se magari fargli fare un orlo alla sarta in modo tale da fissare il bordo. Però dai, è carina, sicuramente è molto più mettibile di prima. Anche come sta dietro, che sta leggermente più lunghetta. Le maniche, all'inizio volevo farle corte anche loro, però secondo me anche lunghe, comunque con risvoltino così, ci stanno. Lasciate perdere la pancia, che tra che mi sono tolta il piercing all'ombelico, quindi c'è il buco vuoto. Qua mi sono scottata. Apriamo, che è meglio. Sto rimandando da un po' la colazione perché sto aspettando un pacco che contiene una cosa che vorrei provare per colazione, e però non arriva, ho troppa fame, quindi scendiamo a farla. Solita colazione con mega pancake, sciroppi zero e caffè latte con il latte di mandorla. Grazie.
Questo è quello che intendevo con il meteo brutto. Mi sto obbligando tutte le volte prima di andare a allenarmi di farmi queste treccioline. Perché voglio assolutissimamente diventare brava e capace a farle. Cioè, proprio brava che buona la prima, le faccio in fretta. Perché poi una volta imparato questo meccanismo, poi mi posso fare tipo tutte le treccioline magari qua di lato, piuttosto che... Perché poi alla fine il meccanismo è sempre quello, con più o meno capelli, però il meccanismo è quello. Quindi tutte le volte prima di andare a allenarmi, un po' perché sono comodissime, un po' perché con i capelli così corti non saprei tanto che altra acconciatura farmi, tutte le volte me lo impongo e infatti secondo me rispetto alle prime volte che le faccio sono migliorata un sacco, me le sento anche molto più ferme e solide sulla testa. Oggi total black come il mio umore. Allenamento finito, ora dobbiamo fare tappa al supermercato a prendere due cose per pranzo. L'unico problema è che ho dimenticato il portafoglio, quindi devo usare la carta sul telefono. Speriamo funzioni. Ok, ha funzionato, dovevo letteralmente prendere due cose. I pomodorini da fare arrostiti in friggitrice ad aria per pranzo da accompagnare al pollo. E le mele. Questo è quello che intendo per pomodorini arrostiti. Ovviamente poi sopra c'è anche la salsa. Ok, eccomi, ho finito di pranzare e mi sono docciata e mentre ero in palestra mi sono arrivati due pacchi, quindi li apriamo insieme. Il primo che apro è di Prozis ed è quello che stavo aspettando stamattina per far colazione. Perché ho ordinato, vabbè, le mie solite proteine che utilizzo per fare il pancake, questa qua, la lemon pie, è il mio gusto preferito. In più ho voluto provare a prendere questa qua che è la farina d'avena aromatizzata al gusto nut choc, quindi cioccolato e nocciola. Per intenderci dovrebbe essere una sorta di Nutella al gusto, più o meno. Io vorrei provare a fare un tortino al cioccolato con questa qui, o comunque il mio pancake della mattina. E niente, quindi non vedevo l'ora, però la proverò domani. Ho fatto un ulteriore rifornimento delle mie salse preferite, quindi cioccolato e caramello, teriyaki, cioccolato e sciroppo d'acero. In omaggio c'erano questi qua che sono i noodles tipo zero calorie e non so per quale motivo, penso che sia un omaggio anche questo perché io sicuramente non l'ho comprato, mi hanno mandato il burro d'arachidi. Ormai non so quanto abbia senso registrare un video sui regali di compleanno perché pian piano ve li sto spoilerando tutti. Però vabbè, fatemi sapere se lo volete lo stesso. Comunque, pacco di Zalando perché? Perché mio fratello, ho già detto, ha fatto lo stesso regalo che io ho fatto a lui, mio fratello gemello, e che sono le Dunk. E me l'aveva presa anche lui, però aveva sbagliato numero. Me le ha riordinate e speriamo che queste qua mi vadano bene. Le scarpe in questione comunque sono loro, ho scelto questa colorazione qua che io assolutamente non ho cambiato perché mi piace tantissimo, io stessa se avessi dovuto comprarle penso proprio che avrei scelto questa o quella azzurra come gli ho regalato a lui e nulla, quindi ora le proviamo e incrociamo le dita. Ok, eccole qua indossate, lasciate perdere la calza però beh, è la prima che mi è venuta in mano. Se devo essere sincera mi stanno leggermente grandine perché lui mi aveva preso il 38,5 e mi era piccolissimo, quindi ho detto ma secondo me il 39 mi è piccolo ancora, quindi ho preso un 40 ma secondo me il 39 mi andava bene. Però è quel grandino non eccessivo, quindi basta che ci metto che so la calza della Nike che magari ha un po' di spugna ed è top. Comunque ora bando alle ciance, vado a truccarmi perché tra pochissimo dobbiamo partire e andare allo stadio. Ok, pronta per lo stadio, outfit pensato non al volo di più, non è top è per quello. Allora, pantaloncino della Levi's, mio amato, che ormai vi ho già fatto vedere 350.000 volte. Questa maglietta qua è una maglietta vintage, non è originale, ed è di Del Piero. Sotto Texani, che secondo me con questo pantaloncino ci stanno da Dio, e quindi questo qua è l'outfit. Potevo farlo meglio? Assolutissimamente sì. Potevo pensarci di più? Assolutissimamente sì. Sono in ritardo? Sì. Quindi ce lo facciamo andare bene. Più che altro mi dispiace perché queste partite qua sono le uniche partite in cui io posso scegliere come vestirmi, o comunque vestirmi un pochettino più carina, perché quando fa freddo veramente mi metto 350.000 cose, calzamaglie, tre pile, e chi più ne ha più ne metta, quindi sono tipo un omino Michelin e non è che ho tanto libertà di scelta. Quindi quando vado a vedere queste partite, quelle di inizio e di fine campionato, diciamo posso sbizzarrirmi un po' di più, ma poi puntualmente sono sempre in ritardo e non ho tempo per pensare a nulla. Infatti non ho ancora preparato la borsa, mi muovo. Come borsa, tanto se ormai mi conoscete lo sapete, questa qua è di Uniqlo, che tra l'altro è beigeolina e ci sta anche bene. E che vabbè,
In realtà potrei tenere anche questa qui. Ah no, perché non ci sta la mela. Quindi io senza la merenda non sopravvivo perché poi si cena ovviamente dopo la partita, quindi onde evitare di svenire. Portafoglio, pochettina delle emergenze, fazzoletti. Ultime due cose immancabili, gloss e cicche. All'andata guido io, quindi ci vediamo direttamente là. Scusatemi per le condizioni, ma è tardissimo. Io sono appena tornata a casa, mi sono struccata, mi sono preparata per andare a dormire. Cercate di registrarvi qualche clip allo stadio. Comunque abbiamo vinto 3-0. È stata una partita bellissima per chi non se ne intendesse tantissimo, comunque non seguisse tantissimo il calcio. La Juve negli ultimi anni non è andata proprio bene bene, diciamo. E quest'anno c'è stata un po' una sorta di rivoluzione, nel senso che ha cambiato allenatore, ha preso tanti giocatori nuovi e quindi è visto un po' come una sorta di rinascita. E quindi il fatto che la prima partita sia andata così bene, perché appunto abbiamo vinto 3-0, anche se è con il Como, che è una squadra che ha debuttato oggi per la prima volta in Serie A, quindi non è, diciamo, una delle più forti. Comunque noi guardiamo il nostro gioco e devo essere sincera, ha giocato veramente bene, quindi potrei essere più che felice. Poi come avete visto anche mi sono fermata in autogrill, abbiamo preso un sacco di cose. In particolare ho mangiato questa qua che c'era dentro, bresaola, rucola, grana e un formaggio che adesso non mi ricordo quale fosse. Ed era tipo una schiacciata integrale, boh, una roba del genere, molto molto buona. E poi mi sono preso un dolcino che non avevo mai provato, che si chiama tipo pain suisse, una roba del genere. Una sorta di pasta sfoglia in cui all'interno c'era la crema pasticcera e le gocce di cioccolato. L'autogrill, carissimo, carissimo, ma buono e utile, soprattutto perché ormai era tipo mezzanotte, quindi io vado a fare la nanna. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e lasciare un mi piace, io vi mando un enorme bacione e noi ci vediamo venerdì con un nuovo video. Ciao ragazze!